bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti. Torno dopo un lungo periodo di assenza, mio malgrado, visto che Ginevra è stata malata per un periodo di tempo infinito, è a casa dall'asilo dal 30 ottobre e torno con un background tutto natalizio, ovviamente, visto che siamo qui per parlare dei libri più belli del mio 2023. Ho sicuramente letto meno di altri anni, di anni passati in cui veramente leggevo molto di più, però tutto sommato devo dire che al di là della quantità, della quale mi interessa relativamente, ho trovato dei libri molto belli. Non ho trovato, attenzione, tanti libri da 5 stelline, quindi quei capolavori... Oddio, mi straccio le vesti, però devo dire, ho trovato davvero tanti libri che comunque hanno saputo lasciare un segno. Allora, tengo per ultimo proprio il libro top dei top dei top, anche se secondo me molti di voi sanno qual è il mio libro dell'anno, e direi di partire con una saga, perché se parliamo di libri del 2023 non posso nominare questa saga che mi ha tenuto compagnia veramente anche per un periodo di tempo importante. Avrete già capito, visto che qui di saghe ne vedete pochissime, la saga di Blackwater, che sicuramente molti di voi avranno letto. Se parliamo di letture significative e rappresentative di quest'anno, sicuramente questa saga deve essere citata. È una saga che unisce l'elemento della saga familiare con l'elemento gotico horror, non il classico horror al quale magari vi porta immediatamente l'immaginario, ma un horror molto molto particolare, perché tutto quello che succede in questo libro è raccontato con un linguaggio assolutamente calmo, come vi venisse raccontata una cerimonia del tè o un pomeriggio in cui delle ragazzine prendono il tè. Con la stessa calma, con la stessa pacatezza vi vengono raccontate delle scene terrificanti, e questa prosa che si scontra con il contenuto è secondo me geniale e spiazza assolutamente il lettore. Siamo in Alabama, siamo all'inizio del 1900, ma la storia poi si protrae per 40 anni, in cui seguirete le famiglie di seguirete le vicende delle famiglie Caskey, e a le vicende di questa famiglia si uniscono quelle di alcune, io le definirei creature, per non spoilerare nulla, voi capite subito che siamo nel settore del fantastico, perché comunque si capisce subito che certi personaggi non siano completamente umani, e a questi aggiungete poi anche altri elementi come per esempio i fantasmi, che anche qui sono gestiti secondo me magistralmente, perché abbiamo una casa infestata che però non è la classica casa infestata, ma si crea un parallelismo molto riuscito a mio avviso con i fantasmi che ognuno di noi si porta avanti, si porta dentro per tutta la sua vita, e che ad un certo punto deve comunque arrivare a guardare in faccia ed affrontare. C'è poi il tema sicuramente dell'emancipazione femminile, infatti abbiamo tutti i personaggi femminili, sono personaggi estremamente forti, importanti, carismatici, mentre i personaggi maschili sono tutti personaggi molto più deboli. Allora, io non amo le saghe, voi lo sapete, ne vedete pochissime qui sul mio canale, un po' per il fatto che io non sono una persona paziente, quindi solitamente se esce un libro che fa parte di una saga, poi bisogna attendere diversi mesi perché esca il libro successivo, e appunto io non sono una persona paziente, poi mi dimentico la storia, arrivo comunque a perdere delle sfumature della storia stessa, e quindi poi comunque mi infastidisco. In questo caso le uscite erano molto ravvicinate, e questa è stata sicuramente una cosa che ha giocato a favore della decisione di intraprendere questo viaggio, e sicuramente poi anche il genere ha aiutato. Tra l'altro so che dell'autore dovrebbe uscire all'inizio del 2024 un altro libro, che non ho capito se sia autoconclusivo o se sia anch'esso parte di una saga, però insomma l'hype comunque c'è ed è molto elevato. Questa saga, che io la considero un unico libro, è sicuramente una delle letture più rappresentative del mio 2023. Poi, un libro che all'inizio non pensavo avrei inserito quando lo lessi in questa classifica, però a distanza di diversi mesi, perché è stata una delle prime letture dell'anno, io me lo ricordo ancora. Mi ricordo tutta la storia,
cosa che succede veramente di rado, perché scherzosamente io definisco sempre la mia memoria una memoria groviera, perché le cose me le dimentico molto velocemente. Dei libri spesso ricordo piccoli dettagli, sfumature o le sensazioni che mi hanno lasciato, ma è difficile che io mi ricordi bene tutta la trama, tutte le vicende. In questo caso ho veramente una trama che è fissa nella mia testa, un libro che secondo me è uno dei più disturbanti che io abbia mai letto, uno di quei libri che tu arrivi alla fine e pensi: ma che diavolo ho letto? E il libro, che saprà sicuramente smuovere la maggioranza di voi, è Sirene di Laura Pugno. È un libricino, io mi aspettavo una cosa totalmente diversa, me l'ho fatta i miei film mentali leggendo la trama. Scusate, ma la tosse non se n'è ancora andata, ovviamente più parlo e più tossisco. E mi aspettavo, vi dicevo, una cosa totalmente diversa leggendo la trama, perché ovviamente siamo nell'ambito delle sirene, ma siamo ben lontani dall'immaginario fantastico disneyano o fiabesco, perché qui le sirene non hanno nulla di umano, neanche l'aspetto, sono umanoidi, ma sono degli animali feroci, degli animali violenti, umanoidi, quindi hanno delle apparenze umane in parte di loro, ma le sembianze non sono le classiche sembianze umane che noi ricordiamo dall'immaginario collettivo. E la vicenda, in questo caso siamo in un futuro distopico in cui il sole non è più fonte di vita ma è fonte di morte, perché l'esposizione ai suoi raggi provoca negli esseri umani l'insorgere di una malattia che è chiamata nel libro il cancro nero. Quindi già lo scenario si apre con una natura che non è più favorevole, ma una natura che diventa in qualche modo nemica, ma che in realtà sembra opporsi a un parassita che è appunto l'essere umano. Prima che scoppiasse questa epidemia, però, gli esseri umani avevano scoperto una nuova specie animale, appunto le sirene. Inizialmente queste sirene furono sfruttate dagli uomini benestanti, dalle famiglie benestanti come trofeo, venivano esposte nelle piscine per dimostrare appunto le loro ricchezze, il loro potere. Poi si scoprì che la carne di sirena era estremamente prelibata e iniziarono ad essere costruiti dei veri e propri macelli in cui queste creature venivano cresciute, fatte riprodurre in cattività e poi uccise per scopi alimentari. In realtà l'autrice è molto brava a creare un parallelismo sia con lo sfruttamento animale sia con lo sfruttamento sessuale, perché vennero costruiti anche dei bordelli per soddisfare appetiti singolari di uomini benestanti in cui potevano accoppiarsi appunto con queste sirene. E ci sono delle scene che fanno veramente riflettere, perché ti indignano profondamente quando nella realtà ad altri animali queste cose succedono e non ci indigniamo. Per esempio, c'è una scena in cui un ricco uomo d'affari ha appesa sopra sulla parete, sopra la sua testa, la testa di una sirena appesa al muro. E io mi sono resa conto di essere rimasta profondamente turbata da questa scena. Poi però mi sono chiesta: ma quando nei film vedo una baite montagna, in uno di qualsiasi film c'è una testa di cervo, di lupo appesa alla parete, ecco che la cosa mi disturba meno. Perché? E l'autrice è bravissima a farti fare questo viaggio interiore e a crearti questi parallelismi e a farti fare queste domande. Il libro è profondamente disturbante, ve lo dico, sotto vari punti di vista, e ha un finale che veramente dici: oh mio Dio, che cosa ho letto. Io ve lo consiglio, è un libro forte, ma mi sento assolutamente di consigliarvelo, è uno dei libri che più mi ha toccata nel 2023. Poi, se parliamo di libri, sapete che c'è un periodo dell'anno in cui io mi dedico ai thriller, un genere che a me piace molto, se ben fatto, quindi non leggo quasi mai thriller di puro intrattenimento, o comunque devono essere veramente ben fatti dal punto di vista narrativo, come per esempio Carrisi, ma cerco sempre dei thriller che siano comunque stratificati, che abbiano un'ottima caratterizzazione di personaggio, una struttura narrativa particolare. E quest'anno ho trovato, ragazzi, uno dei libri thriller più belli che abbia mai letto. È entrato immediatamente nella mia top del genere. E il libro in questione è Quelli che meritano di essere uccisi di Peter Swanson. L'ho iniziato solo per finire la TBR estiva, perché volevo raggiungere l'obiettivo che mi ero prefissata e non mi aspettavo un libro che potesse piacermi così tanto. In questo caso la struttura narrativa mi ha ricordato, il meccanismo narrativo, un po' L'amore bugiardo della Flynn. La storia è totalmente diversa, ma ci sono certi twist, certi
capovolgimenti delle situazioni che me l'hanno un po' ricordato. È un libro che ti senti un po' come in una caccia del gatto contro il topo, ma la cosa bella è che tu non sai mai chi sia il gatto e chi sia il topo. È un libro che si apre in un aeroporto, in una classica scena, insomma, già vista, in cui c'è questo ricco uomo d'affari pronto per imbarcarsi in un viaggio che inizia a chiacchierare, interagire con la sua vicina, con un'altra passeggera. E scherzosamente la butta lì come battuta, dice: io vorrei uccidere mia moglie perché mi ha tradito. Quella che viene buttata lì come battuta, viene presa invece molto seriamente da questa ragazza, che vi anticipo è uno dei personaggi femminili più belli che io abbia mai incontrato, cioè io Lily l'ho amata profondamente e mi sono persa. Lily prende molto seriamente invece questa frase che lui butta lì quasi scherzosamente e gli dice: io sono d'accordo, ci sono persone che non meritano di vivere e se vuoi ti aiuto a realizzare il tuo piano. Gli butta lì, gli insinua la possibilità che quella che per lui era solo una fantasia, un pensiero, possa in realtà concretizzarsi in un'azione reale. Poi ovviamente da qui si dipanerà tutta una serie di situazioni, di trama che non vi anticipo, però vi dico, la struttura narrativa secondo me è eccezionale, anche la caratterizzazione dei personaggi e ci sono dei twist pazzeschi, troverete uno dei personaggi femminili più belli di sempre. A me è piaciuto un sacco. E arriviamo agli ultimi due libri, che sono anche gli unici due libri ai quali io ho dato 5 stelline quest'anno. Allora, tengo per ultimo proprio il top del top del top e parto tra gli ultimi due con l'unica graphic novel in tutta la mia vita alla quale ho dato 5 stelline. Forse avrete già capito a quale libro mi riferisco, perché ve ne ho parlato molto di recente, Mary e il mostro. Mary e il mostro è una biografia illustrata di Mary Shelley. Mi è piaciuto tantissimo l'abbinamento della tipologia di tavole con la prosa, perché la prosa è profondamente nostalgica, profondamente lirica e viene abbinata a queste tavole che sono forti, ma nello stesso tempo mostrano tutta la disperazione della protagonista. Io della vita di Mary Shelley conoscevo pochissimo, se non le circostanze che l'avevano portata poi a scrivere Frankenstein. Non sapevo che questa ragazzina fosse scappata di casa giovanissima, poco più di, cioè era una ragazzina in realtà, innamorata di un uomo sposato, incinta di un uomo sposato, e fortemente fiduciosa nella possibilità di avere un amore libero dalle convenzioni sociali. Lei si oppose fortemente a tutte quelle che erano le convenzioni sociali, ma ebbe una vita disperata, ebbe una vita costellata di dispiaceri, di lutti. Adesso io non vi anticipo se magari volete leggerlo, però vi dico che io ho amato moltissimo anche la parte descrittiva, che è sicuramente sintetica, perché comunque se guardate predominano sicuramente le tavole, sono delle tavole forti, delle tavole cupe, delle tavole che trasudano tutta la disperazione e la solitudine di questa persona, di questa ragazza. La parte narrativa è molto molto poetica invece. L'autrice, pensate, trascorse 5 anni tra i carteggi e nei luoghi in cui è vissuta Mary Shelley per poter scrivere quest'opera. A me, vi dico, è piaciuta veramente tantissimo ed è l'unica graphic novel, io non ne ho lette per carità tantissime, però è l'unica alla quale ho dato 5 stelline in tutta la mia vita. E arriviamo al libro più bello dell'anno. Sicuramente la maggioranza di voi ha già capito a che libro mi riferisco, specialmente se mi seguite su Instagram, perché non sono brava a tenere per me l'entusiasmo quando un libro mi piace tanto, e io qui ho capito subito che eravamo su un altro livello, fin dalle prime pagine, per il modo in cui era scritto, per il modo in cui ti ha portato subito dentro la storia. È un libro anche in questo caso molto forte, ma io amo i libri che lasciano una cicatrice, lo sapete. E questo libro è un libro che può disturbare se siete particolarmente sensibili a un certo argomento. E il libro è Mia inquieta Vanessa. Questo è sicuramente il libro più bello che io ho letto nel 2023. Ok, nel frattempo mi ha abbandonata anche la telecamera. Mia inquieta Vanessa è il mio libro del 2023. Adesso è difficile parlarvi di questo libro perché rendere qualcosa di fatto così bene è sempre difficile. Allora, è un libro che parla della manipolazione che una ragazzina di 15 anni subisce da un professore che di anni ne aveva 42 all'epoca.
quindi un uomo molto più grande, ma non solo un uomo, un insegnante, quindi una persona che si trovava già in una situazione particolare di superiorità, di dipendenza, comunque una posizione particolare, delicata rispetto a questa ragazzina. Una ragazzina che era ancora in bilico tra infanzia e adolescenza, era in quel limbo in cui si trascina ancora qualcosa della bambina che era e non è ancora una ragazza. Ed è proprio questo ad attirare, ad affascinare quest'uomo. Ma la cosa bella di questo libro, la bravura dell'autrice è nel farti vedere quanto può essere sottile la manipolazione, perché all'inizio anche voi faticherete a vederla e a vedere come lui riesca a manipolarla, perché lei sembra sempre comunque accondiscendente, sembra essere lei a cercarlo e non vi rendete conto che in realtà è sempre comunque lui a tenere le fila della situazione, è lui a manipolarla, è lui a crearle questa dipendenza ed è lui che le farà sentire costantemente colpevole, come se tutto quello che succede sia stata lei a volerlo e non lui. E più avanti andrete con la storia, più vi renderete conto di come sia stata della manipolazione che comunque lei ha subito, vi sarà sempre più evidente. A distanza di molti anni, perché voi seguirete la storia su due piani paralleli, quindi quando Vanessa aveva 15 anni, poi quando di anni erano trascorsi, mi sembra 20, non vorrei dire una cavolata perché ovviamente la mia memoria è sempre quella che è. A distanza, insomma, di molti anni, quello stesso professore viene accusato di abusi da una ragazzina e a questa accusa poi se ne sommano molte altre. Ed è a quel punto che Vanessa cerca di ripercorrere il suo passato e di rimettere in discussione quello che è successo, ma nonostante tutto lei cerca di giustificarlo, cerca di vederla sempre e comunque come una grande storia d'amore, perché le dice: io ho bisogno di credere che quella che ho vissuto fosse una grande storia d'amore e non qualcosa di diverso. Per poter sopravvivere al mio passato, un passato che comunque l'ha rovinata per sempre, perché anche in questo lei è molto brava a farvi vedere come quello che lei subì l'ha cambiata e gli effetti si trascinano per tutta la vita di questa ragazzina. E lei ha bisogno di credere appunto che fosse una grande storia d'amore per poter sopravvivere, per poter andare avanti. Voi vi rendete conto di chi sia veramente quest'uomo quando ormai è troppo tardi. Ormai è troppo tardi perché vi rendete conto che lui è attirato proprio dal lato più infantile di Vanessa. Quando lui la va a trovare nella sua stanza, vede il vecchio Carion di quando lei era piccola, tutti quegli oggetti che sono più legati alla sua infanzia che non alla sua adolescenza, ecco che piano piano vi rendete conto di chi sia veramente quell'uomo. Ma non è chiaro fin da subito. Ed è in questo che l'autrice è veramente molto molto brava. Poi tutta l'ambientazione poi tutta l'ambientazione, vi dico, è resa veramente molto bene. Questo liceo, che è il classico liceo da fiaba, immerso nel verde con questi aceri, e questa ragazzina che si sente in realtà invisibile e per la prima volta una persona, un adulto, un uomo, un insegnante che lei stima profondamente la fa sentire importante. Ecco che lei è disposta a fare qualsiasi cosa per compiacerlo, anche andare contro quelle che sono le sue volontà, o meglio, a convincersi di quali siano veramente le sue volontà. E lui non si fermerà mai, nemmeno davanti al pianto di una ragazzina di 15 anni. È un libro molto forte, ma secondo me l'argomento è trattato bene, veramente molto bene. Io ho letto diversi libri che parlano di questo argomento, ma devo dire che il migliore in assoluto è questo. Un libro al quale io ho capito fin da pagina 2 che avrei dato appunto 5 stelline. Queste, ragazzi, sono state le mie letture più significative del 2023, però devo dire che sono molto soddisfatta nel complesso perché ho trovato veramente pochissimi libri, per non dire quasi nessuno, sotto le 3 stelline, forse uno, non di più. Quindi tutte le letture comunque sono state delle letture piacevoli e alcune appunto ovviamente più di altre. E ragazzi, io come sempre alla fine, quante volte batto le mani, io alla fine di ogni video lancio la palla a voi, fatemi sapere qual è il libro più bello che avete letto
nel 2023. Io magari a volte non vi rispondo subito nei commenti che mi lasciate sotto il video, però sappiate che i commenti io li leggo tutti, perché ho attivato proprio nel telefono la funzione, la possibilità, insomma, che mi arrivino le email ogni volta che rispondete con un messaggio, con un commento ad un mio video. Quindi io i commenti li leggo tutti. Poi materialmente magari non vi rispondo subito, però sappiate che li leggo tutti. Nessun commento va per tutto. Ragazzi, io vi saluto, vi auguro anche buon anno, perché non so se riuscirò a pubblicare questo video prima del 2024 o immediatamente dopo. Comunque nel dubbio vi auguro anche buon anno, ragazzi, spero veramente che possa essere un anno sereno, perché ne abbiamo bisogno tutti. Ragazzi, un bacione e noi ci vediamo, spero, al prossimo video, ma ormai è meglio che non lo dica più, perché vi porto sfiga da sola. Ciao!